Salve, da Alessandra Lombardi e Stefano Terraglia. Bentornati su Alfa Sierra. In una città esistono diverse soluzioni per ridurre il traffico e l'inquinamento. Se prendi l'autobus, dovrai fare i conti con le lunghe attese alle fermate. Se prendi il taxi, dovrai svenarti. Se vai a piedi, non arrivi più. La bici sarebbe un'ottima soluzione. Ma spesso e volentieri le nostre bici vengono rubate. Ci ha pensato Mobike a riempire Firenze e i comuni limitrofi di biciclette. Ma vediamo come funziona. Le bici di Mobike le trovi un po' ovunque. Basta scaricare l'applicazione dal vostro App Store, collegare la vostra carta di credito e terminare la vostra procedura di iscrizione. Una volta terminata l'iscrizione, si apre un piccolo credito e poi si trova una bici nelle vicinanze. Sulla bici vi è un QR code che tramite l'applicazione deve essere scannerizzato. E per incanto il lucchetto si apre. E via! Inizia il nostro tour da Scandicci a Firenze. Siamo quasi arrivati alle Cascine. Non ci resta che attraversare l'Arno. Gran fatica su queste biciclette? No, ho provato di peggio, o di meglio, diciamo. Sai chi è la Mirtilla? È la mia bici da corsa. È a casa. C'è anche la Vanilla, eh? È la mia mountain bike. Com'è andata? Direi bene. Bella passeggiata. Dopo ogni viaggio, l'applicazione registra diversi dati interessanti. Distanza percorsa, calorie bruciate e i dati sull'inquinamento evitato. Nell'applicazione di Mobike non mancano gli inconvenienti. Dopo il nostro tour di circa 20 km non è stato registrato niente per quanto riguarda il percorso. Miglioreranno? Noi crediamo di sì. In ogni modo crediamo che Mobike sia un'iniziativa interessante per ridurre il traffico, per ridurre l'inquinamento e per fare sport. Speriamo che i vandali non riducano la città in un ammasso di ferraglia. E noi intanto continuiamo a girare come Alfa Sierra. Esplorate insieme a noi iscrivendovi al nostro canale YouTube. Mettete un mi piace sulla nostra pagina Facebook. A presto! www.spazioinformazionelibera.com